Buongiorno a tutti da Alice Giarolo e Nicola Lazzarina. Torniamo per una nuova puntata della Finestra sul Cortile, rubrica di attualità che si propone di volta in volta di analizzare scenari differenti e poco trattati e conosciuti del nostro mondo, in un modo che, come sapete, vuole essere ad un tempo strettamente informativo e approfondito. Dopo aver passato in rassegna nelle puntate precedenti situazioni anche molto diversificate tra di esse, sia per complessità e lontananza, tratteremo oggi un tema che nelle sue ripercussioni, soprattutto a livello etico, ha una valenza sovranazionale, anche se risulta intimamente intrecciato, in primo luogo, alle vicende della Repubblica Democratica del Congo in Africa centrale. Stiamo parlando dell'estrazione del coltan. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una sorta di sabbia nera vagamente radioattiva composta dai minerali di colombite e tantalite, dalla cui contrazione deriva per l'appunto il sostantivo coltan. Da esso si ricava il tantalio, un metallo raro particolarmente duro e resistente alla corrosione da acidi e alle frequenze elevate, nonché ottimo conduttore di calore ed elettricità, con un alto punto di fusione. Questo metallo viene impiegato in una moltitudine di settori, dalle armi nucleari alla realizzazione di turbine aeronautiche, dalla costruzione di condensatori elettrici di dimensioni contenute ai videogiochi, oltre che per elevare la potenza degli apparecchi diminuendo il consumo di energia. Questi due elementi vengono anche combinati per formare delle leghe che presentano ancora una molteplicità di utilizzi, dal settore delle telecomunicazioni ai superconduttori fino al drogaggio nell'ambito dei semiconduttori e ai componenti ceramici. Proprio a causa della versatilità della colombite e della tantalite, unitamente all'esplosione del settore tecnologico ed elettronico, l'industria del coltan ha conosciuto un'impennata. Inizialmente era un componente fondamentale per la produzione missilistica e nucleare e più generalmente per il settore aerospaziale. Ad oggi è invece l'elemento più ricercato dalle compagnie produttrici di telefonia mobile, cellulari, personal computer, ma anche materiali ad uso chirurgico. Per poter funzionare necessitano di microcondensatori realizzati in tantalio. Addirittura la richiesta di questo componente da parte delle multinazionali della telefonia mobile ha spinto il costo del tantalio ad un aumento medio pari al 600% in meno di 3 anni. Ti chiederei, Nicola, se puoi fornire dati ulteriori sui costi e la provenienza del coltan che abbiamo scoperto essere così fondamentale. Certo, allora, è chiaro che questo materiale è diventato quindi irrinunciabile soprattutto per il settore delle moderne telecomunicazioni e rappresenta di conseguenza anche una fonte di guadagni molto, molto grossi, la cui estrazione però è alla radice di svariati fenomeni legati all'evoluzione dei diritti umani. Per meglio quindi inquadrare i termini della nostra questione, possiamo affermare da subito come l'industria del coltan rappresenti un volume commerciale e anche d'affari che ammonta a diversi miliardi di dollari l'anno. Si pensi solamente ad un dato, che all'inizio degli anni 90 una libra, cioè meno di mezzo chilo per intenderci, di coltan costava $20. Però già adesso, per la stessa quantità, i prezzi possono addirittura oscillare tra i 50 e i $200, con punte fino a 350. Per quanto poi riguarda i centri nevralgici di questa attività economica, i cambiamenti che sono intervenuti nel settore minerario, relativi nello specifico ai costi, hanno determinato uno spostamento molto molto rilevante, perché se ancora nel 2006, infatti, l'Australia, il Brasile e il Canada provvedevano a reperire l'80% del coltan mondiale, e ad oggi questi tre produttori, a questi si sono aggiunti anche paesi come il Mozambico e il Ruanda, ma in primo luogo la Repubblica Democratica del Congo, cioè l'ex Zaire, nel cui territorio si trovano infatti fino a 4/5 del coltan esistente in Africa. Per la verità, ulteriori giacimenti di coltan sono stati poi individuati in tutti i continenti del pianeta, con l'eccezione dell'Antartide, e questa è una cosa che porta a ritenere, a ragione, che esistano risorse sufficienti in realtà pure nei paesi sviluppati. Tuttavia, a causa di una molteplicità di ragioni, le conseguenze del bisogno che il mondo contemporaneo ha del coltan si riversano sulle nazioni maggiormente sottosviluppate, e quindi tutto questo va ad alimentare i conflitti locali. A differenza di quanto avviene ad esempio con altri metalli come il rame, lo zinco, lo stagno e l'oro, che tra le altre cose ha all'incirca lo stesso valore del coltan,
Questo materiale, una volta che viene ricavato, viene poi venduto in mercati che sono completamente deregolamentati, per cui le operazioni di estrazione non sono conformi e anche le misure di sicurezza vengono di fatto stabilite dai proprietari delle miniere oppure dagli stati in cui queste sono collocate. In particolare, nel biennio 2009-2010, l'Africa è il continente che ha prodotto più coltan di qualsiasi altro, con il Mozambico, che attualmente è il maggiore produttore africano con 260 tonnellate all'anno, e il Ruanda, che da soli hanno procurato fino al 29% del coltan mondiale nel 2010, precisamente. Questo dato si spiega con la fine delle operazioni estrattive che facevano capo ad alcune miniere collocate in Australia occidentale, che hanno poi riaperto nel 2011. Tant'è vero che nel periodo che va dal 2001 al 2007, la soglia di produzione di coltan da parte delle nazioni africane si è aggirata attorno al 20%. E visti i ricchissimi depositi di questa sostanza che hanno sede in Africa, si stima fino all'80% delle riserve mondiali, pure se la loro entità totale non è stata in realtà ancora calcolata, nel continente africano si è finito per alimentare il circolo della violenza e dello sfruttamento, con ripetute violazioni, come dicevamo, di diritti umani proprio nel settore minerario. Ti chiederei quindi, Alice, come si viene a configurare la situazione in Congo e se esiste poi un legame nella crisi tra questo paese ed altre nazioni che sono vicine. Certo, diciamo che la Repubblica Democratica del Congo detiene il primato, se così si può dire, di quello che potrebbe essere definito come coltan di sangue, proprio perché è ricavato in zone di guerra, anche se va detto che non tutto il coltan che proviene dall'Africa è stato inizialmente ricavato dai paesi nei quali sono in corso conflitti. Ad esempio, riserve esistono anche in Egitto, in Etiopia, in Nigeria, in Namibia e Ghana, nazioni con una produzione annua inferiore alle 50 tonnellate, per quanto anche questi paesi poi non possano dirsi immuni da abusi. Il caso della Repubblica Democratica del Congo è quindi il più eloquente, proprio perché le operazioni di estrazione in questo paese presentano gli aspetti più marcati di violazione dei diritti umani rispetto al resto dell'industria del coltan nel mondo. Ed è proprio in questo paese che ha avuto inizio lo stretto legame fra attività minerarie e conflitto. Anche altri paesi africani risultano poi coinvolti nella crisi del coltan della Repubblica Democratica del Congo. Particolarmente Ruanda, Burundi e Uganda sono stati accusati da parte delle Nazioni Unite di esportare appunto illegalmente coltan per farlo lavorare in Cina o ancora di mascherare come coltan prodotto dalle proprie compagnie materiale che in realtà è di provenienza congolese. Ovviamente i paesi interessati hanno respinto le accuse e questa situazione è resa tanto più controversa dal fatto che i gruppi armati o comunque non rappresentanti società statali e industrie non incorrono in alcun reato per essere entrati proprio in possesso del minerale ed averlo venduto a compratori asiatici od occidentali. Per l'acquisto di coltan congolese si sarebbero interessate, nelle vesti di intermediarie, anche organizzazioni criminali europee ed asiatiche, coinvolte nel traffico illegale di armamenti che verrebbero scambiati con il materiale. In più, nella Repubblica Democratica del Congo è molto radicato il fenomeno del lavoro minorile, con decine di migliaia di bambini sfruttati nelle miniere. Ovviamente le miniere di coltan non fanno eccezione in questo, dal momento che in alcuni siti vengono reclutati bambini in età non superiore ai 12 anni. Nello specifico, il coltan viene estratto da questi minatori, improvvisati potremmo dire, che scavano il terreno con pale e picconi, oppure persino a mani nude, per ricavare la sabbia e portarla ai centri di raccolta nella città di Goma e da lì poi verso il Ruanda. Il tutto per mediamente meno di un chilo di sostanza ricavata da parte di ogni lavoratore nell'arco di un giorno. Si tratta di un lavoro durissimo ed estremamente pericoloso, con i minatori che setacciano il coltan all'interno di enormi crateri e sopra il letto dei fiumi.
Esistono anche altri aspetti determinanti di cui tener conto, al di là dell'emergenza umanitaria, mi viene da chiederti, Nicola, e questa crisi ha avuto poi risonanza in sede internazionale? Dunque, oltre alle gravissime violazioni che giustamente hai sottolineato dei diritti umani, vi sono poi anche delle diverse preoccupazioni di carattere ambientale, visto che il coltan è un metallo tossico e contaminante e viene ricavato quindi con le medesime tecniche che furono messe a punto per l'estrazione dell'oro ancora nel XIX secolo. Come abbiamo detto, il coltan viene setacciato, per cui questa operazione, unitamente all'estrazione preliminare, finisce per inquinare le fonti d'acqua e per danneggiare in ultima analisi l'intero ecosistema, arrecando quindi dei danni devastanti all'ambiente naturale, con in ritorno una quantità poi di sostanze estratte giorno per giorno che è veramente limitata. Per nutrire la massa di lavoratori sfruttati, inoltre, i cacciatori stanno sterminando la fauna selvatica dei parchi nazionali del Congo. Soprattutto, stando ad una denuncia del WWF, sono due fra i siti più importanti della parte settentrionale del paese che risultano praticamente devastati dall'estrazione del coltan, che il primo è il Parco Nazionale di Kahuzi-Biega e la riserva naturale poi di Okapi, la cui fauna sta per l'appunto correndo il rischio di estinguersi. Non vi è quindi in sostanza nulla di sostenibile in questo tipo di pratiche estrattive, però nemmeno vengono prese delle misure per arginare tutto questo, dal momento che si tratta di un'attività che è del tutto estranea ad ogni tipo di regolamentazione. Ancora nell'aprile del 2001 le Nazioni Unite presentarono un primo rapporto contro lo sfruttamento illegale delle riserve di coltan nella parte settentrionale del paese e anche contro il traffico di diamanti dall'Angola. E stando ai dati di quella relazione, che precedette fra l'altro un secondo rapporto risalente all'ottobre del 2002 ed una condanna del Consiglio di Sicurezza nel 2003, circa 1500 tonnellate di coltan sarebbero state esportate in modo del tutto illegale dal continente africano tra la fine del 1998 e l'estate del 1999. Siamo nell'ambito quindi della seconda guerra del Congo, che è stata combattuta tra il 1998 ed il 2003. Il traffico quindi non solo di coltan, ma anche di oro e di diamanti, avrebbe finito per fruttare i combattenti del raggruppamento congolese per la democrazia, sostenuti da Ruanda e responsabili dell'inizio della guerra, all'incirca $1 milione al mese, che sarebbero poi stati impiegati per sovvenzionare la guerra contro il governo centrale del paese. Quindi in quella relazione vennero messi nero su bianco i nomi, anche gli indirizzi, i responsabili e le vittime in generale del traffico del coltan. E il primo punto delle conclusioni degli osservatori delle Nazioni Unite sosteneva espressamente questo: i principali motivi di conflitto nella Repubblica Democratica del Congo sono diventati l'accesso a 5 risorse minerali di prima importanza: colombite e tantalite, diamanti, cuoio, cobalto e oro, nonché il controllo del commercio di queste materie. Quindi ti domando, Alice, se ci puoi fornire delle altre informazioni sugli sviluppi più recenti relativi a questa sensibilizzazione e tentare, insomma, di tracciare un bilancio in merito alla Repubblica Democratica del Congo. Sì, all'epoca, dopo la divulgazione di queste notizie, svariate associazioni non governative belghe lanciarono una campagna di protesta all'insegna dello slogan «Niente sangue sul mio GSM». E furono esattamente le pressioni delle ONG a spingere la compagnia aerea belga Sabena, citata nel rapporto ONU insieme ad altre 13 compagnie, e quella svizzera Swissair, ad interrompere il trasporto del coltan. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU istituì poi una commissione d'inchiesta e lo stesso fece il Parlamento del Belgio, preoccupato soprattutto per il possibile coinvolgimento di aziende nella nazione africana. La Repubblica Democratica del Congo è quindi l'unico paese al mondo a possedere giacimenti di tantalio subito utilizzabili, soprattutto nella regione centro-orientale del Kivu, dove sono stati individuati ingenti depositi di sabbie ricche di colta, appunto. Dal momento che le miniere esistenti, in primo luogo in Australia, Brasile e Canada, non erano in condizioni di reggere l'aumento esponenziale della domanda nel mercato della tecnologia e dell'elettronica e che l'espansione della produzione avrebbe finito per richiedere anni, i raffinatori di tantalio hanno così cercato altre fonti di approvvigionamento. La produzione di coltan nel Congo, pur bassa, sembra essere riuscita quasi in un compito impossibile, mettendo d'accordo affaristi e governi, società di esportazione e ribelli, così come trafficanti, autorità del posto e addirittura paesi nemici
ravvicinati all'opportunità di un facile guadagno che contribuisce ad acuire l'instabilità politica di un paese che in sua grossa parte, soprattutto le province orientali del Kivu e del Katanga, continua ad essere monitorato dai guerriglieri. Esiste, Nicola, una possibile via d'uscita che permetta di continuare a ricavare questo materiale nel rispetto dei diritti umani e della sostenibilità ambientale? Sì, per la verità, per quanto sia tuttora difficile per le aziende produttrici tentare di stabilire se il coltan che esse utilizzano provenga o meno da zone di conflitto, così come parimenti se sia stato ricavato attraverso lo sfruttamento, esiste comunque un metodo per tentare di stabilire l'origine di un campione di questa sostanza. Esso consiste nella creazione di una sorta di impronta digitale, potremmo chiamarla così, attraverso la spettroscopia e la diffrazione a raggi X, con l'obiettivo proprio di stabilire la composizione e la quantità di elementi in traccia che sono presenti nel campione analizzato. I risultati poi vengono messi a confronto con i campioni di cui si conosce la provenienza, però chiaramente si tratta di una procedura che può aver luogo solo nel momento in cui si ha a disposizione un archivio con tutte le impronte digitali dei campioni originari. Per cui attraverso questo processo, che comunque sia, va detto, è lungo e costoso, è possibile determinare la provenienza della maggior parte dei campioni di coltan. Ed è un tentativo questo che ha avuto successo nel caso del Ruanda, però le maggiori difficoltà si presentano ancora una volta nello sforzo di applicare questa pratica alle attività estrattive in Congo e ancora nel convincere la Cina ad adottarla. Poi vi è anche da segnalare il varo di una legislazione statunitense e canadese che incentiva la ricerca di coltan certificato e che mette al bando quello originario da zone di guerra. Però dal momento che ancora una volta la maggior parte del minerale viene raffinato in Cina e che la Repubblica Popolare non si è conformata alle procedure di certificazione della provenienza, assicurare la reperibilità di coltan pulito è molto molto difficile. Per cui possiamo sostenere che alla fine tutta la responsabilità ricade sulle compagnie che hanno voce in capitolo nella catena di distribuzione per garantire che i rischi connessi all'estrazione del coltan vengano ridotti al minimo. Quindi con questa conclusione è tutto anche per questa serata. Noi vi diamo appuntamento il prossimo mese con una nuova puntata, un altro tema da sviluppare. Vi faccio presente che ci potete trovare insomma su Facebook alla nostra pagina e anche su Twitter, e come di consueto cedo la parola ad Alice per la suggestione letteraria. Certo, suggestione letteraria che viene dalla raccolta Carta e Penna di Roberto Roversi, che in questi giorni, anche se noi siamo sfasati perché registriamo prima, coincide i 90 anni dalla sua nascita, e quindi riprendiamo le sue parole e lo ricordiamo. C'è un vinto, un vincitore, dice il giocatore di calcio, la partita non finisce, è sempre rimandata, sempre riprende, il minuto sovrapposto al minuto, piramide di anni, una piramide di suoni. Ah, dice il signor d'Aubigné, le rondini non vogliono tornare. Ritorneranno, ma non sono tornate. Alla prossima puntata della Finestra sul Cortile.